Il primo mese del Grande Fratello si è concluso con la sesta puntata, andata in onda il 3 ottobre 2024. Un episodio ricco di emozioni, confronti accesi e sorprese che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo. Tra i momenti più intensi, c'è stato l'annuncio della gravidanza di Ilaria Clemente, che ha scatenato la gioia di tutti i coinquilini. Ma la serata non è stata priva di tensioni, con lo scontro tra Jessica Morlacchi e Giulia Bruschi che ha aperto lo show. Jessica ha scoperto che alcuni concorrenti parlavano alle sue spalle, mentre Pamela Petrarolo ha perso la pazienza e ha lanciato dure critiche contro la cantante, un momento che è diventato virale sui social. Anche Beatrice Luzzi è stata protagonista di un acceso dibattito, rispondendo a un commento di Perla Vatiero. Tra i momenti più dolci della puntata, invece, c'è stata la sorpresa di Carmen Russo per suo marito Enzo Paolo, in occasione del suo compleanno. La puntata ha poi rivelato gli immuni della casa, Luca Calvani, Enzo Paolo, le ex di Nonna e la Rai e Lorenzo Spolverato. Cesare Buonamici ha scelto di rendere immune Shai la gatta, mentre Beatrice Luzzi ha protetto Jessica Morlacchi. Iago Garcia ha nominato Michael. Amanda Lecciso ha nominato Tommaso. Giulia Bruschi ha nominato Maria Vittoria. Giglio ha nominato Clayton Norcross. Elena Prestesa ha nominato Iago Garcia. Tommaso ha nominato Amanda Lecciso. Michael ha nominato Iago Garcia. Maria Vittoria ha nominato Giulia Bruschi. Javier ha nominato Elena Prestes. Clayton Norcross ha nominato Giglio. Luca Calvani ha nominato Clayton Norcross. Jessica Morlacchi ha nominato Giulia Bruschi. Le Nonne e la Rai hanno nominato Maria Vittoria. Lorenzo Spolverato ha nominato Iago Garcia. Enzo Paolo ha nominato Maria Vittoria. Shai la gatta ha nominato Maria Vittoria. Al termine delle nomination, i concorrenti che sono finiti al televoto sono Maria Vittoria, Iago Garcia, Clayton Norcross e Giulia Bruschi. Il pubblico sarà chiamato a votare, e i due concorrenti più votati saranno salvati dall'eliminazione, mentre i meno preferiti rischieranno di dover lasciare la casa nella prossima puntata. L'area di competizione si fa sempre più intensa, e il pubblico attende con ansia di scoprire chi sarà il prossimo a dover abbandonare il gioco.